Bene, possiamo cominciare. Stiamo davvero attraversando lo spazio. Penso che adesso che si sono dipanati i temi e si sono create anche le condizioni per una comunicazione tra di voi più fitta e più, anche più creativa, risulti man mano più chiaro il disegno attorno al quale abbiamo costruito questo corso. Io provo sempre a segnare il filo. Abbiamo cominciato con lo spazio della creatività, dell'arte, ma l'abbiamo legato ad alcuni aspetti fondativi della convivenza umana. Lo spazio del grande monumento religioso, la Sagrada Famiglia, l'espressione del rapporto tra la pietra e la costruzione umana. Poi abbiamo ascoltato le riflessioni sulle case di vetro, su questa nuova tecnica di costruzione della casa che praticamente trasforma il rapporto tra interno ed esterno, perché non è più un muro che chiude uno spazio serrato, ma qualcosa che permette una fluidificazione dello spazio all'interno di una dimensione che non è più così nettamente distintiva. Abbiamo ascoltato le riflessioni su come lo spazio sia stato in un certo senso centrato sul problema del rapporto con la trascendenza e quindi la nascita nel nostro contesto dei grandi monoteismi, di come nei grandi monoteismi sia stata implicata assai più che soltanto una questione, diciamo, tecnicamente di religione. Abbiamo ascoltato, penso che verrà più tardi ad ascoltarci, Bruno Panchar, che ha aperto tutta la questione del rapporto con gli aspetti più enigmatici, in un certo senso, della visione della religione. Abbiamo ascoltato le relazioni sulla geografia, e abbiamo praticamente avuto la conferma che lo spazio e il tempo sono davvero le dimensioni attorno a cui si può fare ruotare una riflessione sulle grandi metamorfosi che sono accadute in questi ultimi decenni e sul modo in cui l'organizzazione mentale anche dello spazio si è sviluppata attorno a categorie, appunto, come dicevano Bonomi e Zamagni, tradizionalmente legate a figure produttive, capitale, lavoro, nazione, stato, città, campagna, e come attraverso quella che oramai stiamo percependo, la nuova rivoluzione nella quale siamo immersi, rivoluzione che riguarda il modo di produrre, questa fase completamente diversa del capitalismo che ci è stata descritta come legata e come antecedente o fattore produttivo e come conseguenza che si chiama la globalizzazione, che la globalizzazione incide direttamente sulla questione dello spazio, spazio grande, spazio piccolo, spazio globale, coincidenza del mondo con se stesso. E siamo arrivati a questi giorni in cui affronteremo più da vicino alcuni aspetti dello spazio. Oggi abbiamo qui Mario Togliani, che è uno dei più brillanti e importanti costituzionalisti del nostro paese, che, come hanno detto altri, rispondendo a questo appello che io lancio ogni volta come un naufrago sulla zattera che chiede riscontri dalle zone di terraferma che ci sono ancora in Europa, da Torino viene a darci un aiuto a capire come si vada ridefinendo in questa dimensione dello spazio il tessuto normativo di una società, ciò che in un certo senso produce lo spazio della normatività, è uno spazio diverso da tutti gli altri, e tuttavia è uno spazio costituente. Difatti la dimensione in cui la società
si coniuga col territorio, con lo spazio, con i flussi di cui parlavamo nelle altre lezioni, è proprio questo tema della Costituzione. Una società si costituisce, Doriani ha scritto delle pagine molto belle sulla Costituzione, sulle sue metamorfosi e sulla sua stabilità, cioè sul fatto che la Costituzione coincide in un certo senso col processo di farsi società di una certa comunità, ma non coincide mai interamente e quindi ha bisogno anche di una stabilità dei punti fissi. Il grande problema del rapporto fra la prima parte, si vorrebbe dire, della nostra Costituzione e la seconda, tra la Costituzione e il processo di mutamento che sta attraversando tutto il sistema politico. Che rapporto c'è tra la Costituzione di un paese come quella nostra, che è stata richiamata anche da Zamagni come risultato di tre grandi culture, poi è stata ripresa da Vittadini nella lezione pomeridiana, la cultura liberale, la cultura cattolica e la cultura socialista, e che ha rappresentato un punto di riferimento per il nostro paese, per le forze politiche, e la fase attuale in cui sicuramente stanno accadendo sommovimenti che pongono il problema anche di una revisione di questa Costituzione. Ecco, io lascio Mario Doriani, che è un carissimo amico di cui devo dire tutto il bene possibile anche per la disponibilità che mostra sempre a venire a Catania, la parola per parlare con voi, e stamattina, come abbiamo fatto altre volte, faremo la lezione, poi un break e poi dopo il break facciamo il dibattito, potete fare tutte le domande che volete. Grazie. E questo, allora sono sbagliato pulsante. Beh, innanzitutto ringrazio di cuore Pietro Barcellona e l'istituzione che ci ospita, e anch'io non posso che dire tutto il bene possibile di Pietro, cui mi lega un'amicizia lunga e tante esperienze, sempre così, diciamo, di ricerca. Ma io confesso di essere un po' imbarazzato nel trattare questo tema, perché non so bene che cosa vi attendete da me, insomma, quindi quando non si conosce la domanda è difficile organizzare la risposta. Insomma, il tema spazio e Costituzione si presterebbe ad essere trattato in mille modi, è anche molto fantasioso conformemente allo spirito dell'organizzatore. Io ho pensato di affrontarlo da questo punto di vista, che non so se vi interesserà, insomma. Ed è il punto di vista che da ultimo Pietro toccava, cioè lo spazio costituzionale inteso come quello spazio, e anticipo, essenzialmente uno spazio interiore nel quale si pongono le premesse per la formazione, il riconoscimento della legge e della Costituzione in particolare. Cioè, evidentemente, pongo questo problema, perché esista una Costituzione è necessario che esistano dei cittadini, degli individui, scusate, è necessario che esistano degli individui disposti ad avere una Costituzione, disposti a riconoscere una Costituzione. Ora, il problema quindi può essere formulato in questo modo. Oggi l'attitudine a riconoscere la legge, a riconoscerci limitati da una legge e dunque a riconoscerci come esseri che vivono nel quadro, sotto, come dice la nostra, nelle forme dei limiti
della Costituzione. Oggi questa attitudine, questa capacità umana è intatta, è come è stata nel passato, è fortificata, è indebolita. Cioè le nostre società sono composte di esseri aperti all'idea della legge, aperti al riconoscimento della legge. Io tanti anni fa stavano girando già un po' in Italia suggestioni provenienti soprattutto da un mondo di psicanalisti francesi, lacaniani, e si cominciava a porre questo problema, cioè il problema dell'instaurarsi nelle nostre società di un legame sociale di tipo perverso, cioè rifiuta l'idea della legge. E io appunto non ricordo neanche più bene che anno fosse questo, nel 97 avevo proposto di ripubblicare quella novella di Thomas Mann che è intitolata La legge, che parla insomma di Mosè, della costituzione del popolo ebraico, e avevo fatto una introduzione che incominciava in questo modo. È comparso sui muri da qualche settimana il manifesto di una pubblicità congiunta Fiat Coca-Cola. Una Spider, una macchina giovane, la solita bottiglia marchio e una scritta: la passione ci guida. E poi: disseta la tua passione sempre. Allora, questa pubblicità è una pubblicità, come dire, che può lasciare intendere appunto un messaggio di tipo perverso: disseta la tua passione sempre, cioè senza limite. Evidentemente non cambia mai nulla, perché tutti voi avrete visto alla televisione proprio in questi giorni scorre una pubblicità sempre della Fiat, lancia la pubblicità della Ypsilon, che dice: il lusso è un diritto, il lusso è un diritto. Allora, dico questo solo per cercare di definire, diciamo così, il tema. Allora, dopo queste battute così iniziali, cioè esistono c'è un qualcosa che sta toccando lo statuto dei soggetti, tale per cui l'accettazione della legge, l'accettazione del limite come premessa del processo di civilizzazione è in crisi, insomma. Allora, provo a seguire questo filo. Dunque, intanto, visto che dobbiamo parlare di Costituzione, è necessario darne una definizione minima per evitare così fraintendimenti. Per dare questa definizione minima di Costituzione, e cioè della Costituzione le cui premesse psicologiche e antropologiche sono messe in discussione, possiamo molto semplicemente fare questo ragionamento. Partiamo dalla distinzione tra statuto e Costituzione. Statuto e Costituzione hanno la stessa radice semantica, st, che nelle lingue indoeuropee indica lo stare, l'essere un qualcosa che è diritto, che è in piedi, è la radice di statua. La statua è ciò che è eretta, è anche la radice di stabulum o stalla, perché erano i primi edifici che
quelle popolazioni costruivano. Quindi lo statuto dà l'idea di un sistema normativo piantato lì in piedi, che regge. Invece la parola Costituzione, che cos'ha di diverso? Ha quella particella cum, e quindi sta ad indicare qualcosa che è eretto, che sta in piedi, ma che è composto di parti diverse. Allora potremmo dire così: l'idea di statuto, la parola statuto, porta con sé una concezione secondo la quale lo statuto medesimo, la Costituzione, la legge fondamentale, chiamiamola come volete, è innanzitutto l'idea di sé di un gruppo politico omogeneo. Un gruppo politico omogeneo ha una certa idea di sé, ha una concezione di sé. Questa concezione di sé viene tradotta poi in una serie di regole che organizzano la società conformemente all'idea di sé che ha quel gruppo. Pensiamo a Aristotele, la Costituzione degli Spartani. La Costituzione degli Spartani che cos'è? È certo un insieme di regole, ma che riflettono che cosa? Riflettono l'idea che gli Spartani avevano di se stessi, del loro essere gruppo. Dopodiché organizzavano una società più ampia in cui c'erano anche altri, c'erano gli iloti, c'erano gli schiavi, eccetera, ma l'organizzazione rifletteva appunto quel nucleo di pensiero identitario, e questo vale per qualunque costituzione, si può dire di questo. La Costituzione della Repubblica Romana rifletteva l'idea di sé che i patrizi avevano all'inizio, poi ci sono state le combinazioni. Questo solo per fissare questo punto, cioè c'è un primo modo di intendere l'idea di Costituzione secondo la quale la Costituzione è il riflesso, l'espressione di un'identità, di un'idea di sé compatta. Poi torniamo sul punto. Invece la parola Costituzione, con quel cum davanti, individua piuttosto un insieme di regole che non sono di per sé il riflesso di un'identità, ma regole che rendono possibile una unità politica a partire da soggetti collettivi diversi, a partire dall'esistenza di gruppi politici diversi, a partire quindi dall'esistenza di una società non solo composita, ma fratturata e conflittuale. Allora, qui abbiamo già due idee diverse di spazio costituzionale, perché nel primo modello lo spazio costituzionale è rappresentato da quell'autorappresentazione, consiste in quell'autorappresentazione identitaria. In questo secondo modello, invece, lo spazio diventa, l'immagine dello spazio diventa più forte. Perché? Perché la Costituzione è quell'insieme di principi, di regole, possiamo dire quella, si può dire anche in questo modo, è quella morale diversa dalle morali dei gruppi che sono in competizione, in conflitto, in lotta. È un qualcosa di, è il minimo comune denominatore, diciamo. E infatti nella celebre rappresentazione del consenso per sovrapposizione o per intersezione, questa teoria che dice rappresentiamo i diversi gruppi identitari come dei cerchi, poi sovrapponiamo questi cerchi in modo che si intersecano, ci sarà uno spazio che è comune a tutti i cerchi sovrapposti. Questo spazio è lo spazio appunto dove tutti i cerchi si sovrappongono, e lì c'è quel tanto di comune tra le culture in conflitto, tra i mondi in conflitto, che è appunto lo spazio costituzionale.
senza andare tanto lontano, quest'idea elementare, semplice, forte, come tutte le idee semplici, e cioè che la Costituzione esiste laddove forze politiche nemiche, diverse, ostili, conflittuali, riescono a trovare uno spazio comune, è l'idea che sta alla base di una teoria che in Italia ha avuto fortuna, poi è stata molto osteggiata e molti la disprezzano, ma io continuo a dire che è una teoria molto saggia, quella della Costituzione in senso materiale, che dice la stessa cosa. Che cos'è la Costituzione in senso materiale? La Costituzione in senso materiale è lo spazio comune che forze sull'orlo della guerra civile hanno saputo individuare. Poi che l'abbiano individuato attraverso calcoli meramente strategici e quindi questo riconoscimento sia fondato soltanto su una convenzione, cioè su un calcolo di utilità, oppure che si sia trovata una vera convergenza, diciamo, morale, è un altro discorso. Comunque qui facciamo un salto sulla storia concreta. Questo modo di intendere la Costituzione, cioè come uno spazio nel quale, sul quale si ritrovano forze politiche diverse, forze politiche conflittuali, per cui, come dire, la forza della Costituzione è come la forza di un arco che deriva dalle spinte contrapposte, questa idea di Costituzione, che è l'idea che ha dominato in Europa nella seconda metà del Novecento, ha generato le società più omogenee, cioè più omogenee, sono fratturate moralmente, diciamo, ma politicamente ha generato il massimo di coesione sociale che nella storia sia stato dato di trovare, il massimo di efficacia politica nella politica compositiva, nella politica che dal punto di vista, come dire, non solo economico, è giusto definire una politica redistributiva, cioè una politica di costruzione di uguaglianza e di coesione. Al di là delle apparenze, questo è un dato secondo me da tenere molto presente. Nel secondo dopoguerra, proprio il fatto che le costituzioni siano state l'espressione di pluralismo molto forte, conflittuale, ha paradossalmente generato, almeno nei primi 30 anni dopo la guerra, le società, adesso dire più coese può sembrare sbagliato, ma le società più consapevoli della necessità di risolvere problemi comuni e più efficacemente tese alla risoluzione di questi problemi. Perché le politiche redistributive, le politiche di sicurezza sociale, le politiche, diciamo, di tutela dei diritti sono mai state tanto efficaci come in quel trentennio. E nella storia trovare altri esempi di tale efficacia è difficile, se non possibile. Allora, detto questo, cioè che se partiamo da quest'idea dello spazio costituzionale come lo spazio che gruppi politici, che forze politiche, che riescono a trovare in comune, abbiamo un'idea dello spazio costituzionale come un qualcosa, diciamo, di esterno nel senso che riguarda il comportamento
rispetto di gruppi politici, riguarda il comportamento certo degli individui, ma soprattutto dei leader, della loro capacità di... Cioè, tutti noi adesso ci guardiamo intorno e diciamo come mai, che cos'è che impedisce, cioè, al Libano di trovare questo spazio costituzionale comune tra tutte le sue componenti religiose, politiche, che cos'è che impedisce all'Iraq di trovare questo spazio costituzionale tra curdi, sciiti, sunniti, eccetera? Che cos'è alla Libia che impedisce di trovare questo spazio costituzionale tra cirenaica, tripolitana? Cioè, il problema si pone sempre in questo modo: ci sono dei luoghi in cui convivono gruppi sociali che sono in conflitto e che non, questo non è un giudizio di valore, insomma, per motivi che adesso qui non stiamo a esaminare, non riescono a definire questo spazio. Gli sciiti e i sunniti in Iraq non ce la fanno, i maroniti e gli sciiti in Libano non ce la fanno. Ecco, non si riesce a definire questo spazio, però ripeto, ragionando in questo modo si ha un'idea, come dire, molto fisica, oggettiva di questo spazio. Imbocchiamo l'altra strada, cioè pensiamo alla Costituzione nell'idea di statuto che avevo detto prima, cioè come la proiezione di un'idea di sé, di un gruppo. Allora qui la domanda si pone direttamente, non sono alternative due percorsi, ma così per visualizzare. Se io mi interrogo di fronte a come nasca una Costituzione che è la proiezione identitaria di un gruppo, torniamo alla Costituzione di Sparta, di Aristotele, ci dobbiamo chiedere, ma che cos'è che ha generato quel legame? Che cos'è che ha generato quella identità? Qui io non sono in grado di costruire bene questo discorso, ma spero che con l'aiuto di Pietro in futuro e altri incontri lo mettiamo a posto. Qui ci sono due risposte, cioè ci sono due tipi di risposte, due mondi intellettuali che hanno cercato di rispondere a questa domanda. Che cos'è che crea il legame sociale? Che cos'è che crea il legame tra gli individui e che dà vita dunque ad un gruppo politico, ad un'entità collettiva? Allora, i giuristi sono abituati a spiegare il fenomeno in termini razionalistici, perché l'autore di riferimento è e continua ad essere, secondo me, Hobbes, il quale Hobbes, come è noto, dice: bisogna riconoscere agli esseri umani una capacità naturale che consiste nella capacità di criticare lo stato di natura. Che cos'è lo stato di natura? Lo stato di natura è quella condizione in cui tutti pretendono di avere diritto su tutto. Tutti pretendono di avere diritto su tutto. Disseta la tua, come dire, disseta la tua passione sempre, cioè, il lusso è un diritto. Tutti hanno diritto a tutto. Allora, in un contesto in cui tutti hanno diritto a tutto, ovviamente non si può vivere, perché tutti hanno diritto a tutto, dunque anche alla mia vita. Tutti quelli che vivono
vicino a me pretendono di avere diritto anche alla mia vita. Quindi io non posso neanche addormentarmi, perché se dormo qualcuno mi ammazza per esercitare il suo diritto. Quindi in una condizione in cui tutti hanno diritto su tutto, in cui tutti pretendono di avere diritto su tutto, semplicemente non si può vivere. E allora che cosa scatta? Scatta questa capacità umana che riconosce la necessità di che cosa? Della rinuncia, del limite. Bisogna rinunciare a pretendere di avere diritto su tutto. E questa è presentata come, questo passaggio è presentato come un atto di ragione. La ragione naturale fa comprendere all'uomo che vivere in uno spazio in cui tutti hanno diritto su tutto è impossibile. Quindi l'essere umano è capace di capire che deve rinunciare a questa condizione di pretesa su tutto e deve costruire una condizione artificiale, lo Stato, che però non è uno Stato pazzo, uno Stato che fa quel che vuole, uno Stato illimitato, uno Stato anche come molto spesso si legge oggi. No, perché questo Stato è funzionale a rendere effettive le leggi di natura, cioè le leggi che prescrivono di cercare la pace e come mantenere la pace. Insomma, quello che voglio solo sottolineare è che i giuristi se la cavano in questo modo e dicono c'è una capacità naturale, una capacità di ragione che è alla base di tutti gli edifici normativi. Dopodiché ovviamente lo scontro del politico, delle passioni, dei modi di tutto. Però in fondo, perché gli esseri umani danno vita a degli ordinamenti, danno vita a dei sistemi di vita regolati da regole che tutti, la gran parte, riconoscono e rispettano? Che cosa c'è al fondo, che parliamo di una tribù di aborigeni o che parliamo dell'impero cinese o che parliamo degli attuali stati? Perché mai gli esseri umani si danno queste regole di vita, almeno relative al loro gruppo? Perché c'è questa capacità che chiamano ragione. Allora, questa è una spiegazione variamente declinata. Insomma, comunque, l'ordine sociale delle varie società, delle diverse società, le più, si fonda su questa capacità di comprensione. Se non ci sottoponiamo ad un qualche sistema di regole, siamo destinati a morire, a perire tutti, non si può vivere senza. Ora, questa spiegazione razionale, qui viene un po', non so se suggestionato dal nostro maestro, mi sono spinto su questa strada, si può fare un qualche parallelo con la spiegazione freudiana, psicanalitica, dell'origine delle società, che, come è noto, Freud dice, insomma, qui c'è uno scambio tra libertà e sicurezza. Gli uomini rinunciano a quota di libertà per dar vita ad un apparato che eserciti quella violenza che i singoli hanno rinunciato a esercitare singolarmente. Cioè, la formulazione quello più semplice, più secca di questa tesi è nella famosa lettera di
Freud ed Einstein sulle origini della guerra e sulla possibilità o meno di scongiurare la violenza nella relazione umana. Quindi, dice Freud, si istituzionalizza la violenza attraverso l'unione e si motivata sulla necessità di uno scambio tra libertà e sicurezza. Però poi c'è un altro discorso importante, un altro pezzo importante del discorso freudiano, che sostanzialmente dice: ma non basta dire c'è uno scambio tra libertà e sicurezza, perché il problema è spiegare l'origine di quei legami emotivi che vincolano il gruppo. Cioè, il gruppo non è legato, come diceva Hobbes, a scelta razionale, è tenuto insieme da legami emotivi. E qui la famosissima teoria, totem e tabù, eccetera, dell'uccisione del padre, poi qui dico poche parole, Pietro, spiegherà meglio, la conosce molto meglio di me. Comunque, come noto, Freud dice che nell'orda primordiale tutti sono soggetti al potere assoluto del padre, che non ha limiti, ha diritto su tutto e su tutti, e diciamo, i fratelli uccidono il padre e installano un ordine fondato su questa relazione di fratellanza, che quindi nega che il singolo abbia il diritto su tutto, però il senso di colpa dell'uccisione del padre, cioè di questo rapporto di fratellanza, è cementato dal senso di colpa per l'uccisione del padre. Ora, queste cose Freud le ha scritte in molti testi, ma io trovo straordinario il fatto che per tutta la sua vita abbia riflettuto su questi temi e che li abbia poi ripresi nell'ultima sua opera, Mosè e il monoteismo, che è un po' il suo testamento spirituale. L'ha scritta quando era già esulo, quando aveva già un cancro che gli devastava la faccia, che poi l'ha portato, come noto, al suicidio. Angosciato dal problema di spiegare perché gli ebrei fossero perseguitati, che cosa li legava, che cosa li rendeva diversi. Insomma, qui può apparire una metafora questa freudiana, insomma, un po' così, però a me ha sempre fatto riflettere. E comunque è un'idea. Cioè, le società da un lato hanno una ragione che consiste nella ricerca della sicurezza e quindi nella rinuncia alla libertà totale, però dall'altra c'è la necessità di legami emotivi che tengano insieme i membri della società. La spiegazione di questi legami emotivi viene, che è un problema, viene da lui, viene da Freud spiegata in questo modo. Però non è tanto su questo che volevo attirare la vostra attenzione, ma su un altro profilo di un possibile parallelismo tra le teorie filosofico-giuridiche alla Hobbes e l'apporto della psicanalisi. E cioè, non so se è un parallelo superficiale, però, e cioè questo. Allora, per la teoria razionalistica, per Hobbes, c'è una rinuncia. C'è l'assunzione di un limite. Per Freud
al di là, come dire, questi sono tre discorsi che bisognerebbe cercare di mettere insieme meglio di quanto non possa fare adesso, però accanto al discorso che Freud fa sulle società, perché come è noto lui ha sempre sostenuto che tra la psicologia individuale e la psicologia collettiva delle masse ci sono delle analogie, per cui non è sbagliato definire la psicanalisi anche come un'antropologia per certi aspetti. Quindi c'è questo suo filone di pensiero dedicato espressamente alla, diciamo, al processo di civilizzazione nei suoi momenti più collettivi, diciamo. Però questo momento della rinuncia, del limite, è posto da Freud al momento proprio iniziale della costituzione del soggetto. Cioè, se facciamo così questi paralleli, così la retorica a dire delle cose che sembrano accettabili. Dunque, il Hobbes dice che si deve rinunciare al diritto su tutto. Freud dice che la costituzione del soggetto avviene nel momento in cui il soggetto, come dire, cambia strada, si ritrae, fa un salto, abbandona, mettiamo così, abbandona la pulsione alla fusione col tutto. Questa idea della fusione del sé col mondo, con gli oggetti, eccetera, rappresentata dalla pulsione alla fusione con la madre. Quindi, diciamo, per Hobbes c'è l'idea della necessità di un passaggio in cui si crea un limite, si fa limite contro la pretesa ad avere diritto su tutti. In Freud, e questo è il momento iniziale della civilizzazione, la società umana nasce nel momento in cui si accetta il limite contro la pretesa di avere diritto su tutto. In Freud, all'origine della strutturazione del soggetto e anche all'origine del processo di civilizzazione, c'è anche qui questo atto di rinuncia, se vogliamo, di assunzione di un limite, di assunzione della legge del padre. La legge del padre che vieta l'incesto, e cioè vieta, blocca quella pulsione alla fusione indistinta del sé con gli oggetti, col mondo, e che è una pulsione ovviamente distruttiva, perché distrugge il sé e distrugge l'altro. Allora, da questo punto di vista, propriamente si potrebbe dire che cos'è lo spazio costituzionale, in questo senso. Lo spazio costituzionale è quello spazio, è tante cose, ma si può anche definire in apicibus, come quello spazio interiore che, come dire, consiste nella capacità di riconoscere, diciamo così, il posto della legge, o lo spazio costituzionale è lo spazio della legge in quanto riconosciuto, il riconoscimento del posto della legge, il riconoscimento del fatto che è per la vita individuale e per la vita collettiva è necessaria una legge. Ora, questa, posto che sia vera, posto che sia accettabile questa ricostruzione, per cui
chiamiamola ragione naturale, chiamiamola caratteristica della struttura psichica degli individui. In ogni caso, all'origine del processo di costruzione del soggetto e di costruzione della società c'è questo momento, c'è questa capacità di riconoscere lo spazio della legge, il luogo della legge, ammesso che sia ragionevole dire tutto ciò. Allora bisogna constatare che oggi esistono due correnti, che sappia io, ovviamente Pietro mi conoscerà tant'è, ma due correnti di pensiero che dicono che è proprio questa struttura del soggetto dotata di questa capacità che è incrinata. Che è incrinata. Uno di questi filoni, un filone, come dire, storico, rappresentato soprattutto da Marcel Gauchet, c'è una frase qui che voglio leggervi, lui pone questo problema nei termini che adesso rappresenterò, però dice, anticipo questo, che nello studiare questi temi, uno dei fili più affascinanti, più cruciali e meno esplorati è quello che riguarda le trasformazioni dell'essere sé. Ci si scontra su questo terreno con due pregiudizi, il primo è quello che esclude l'individualità psicologica dalla storia e l'altro è quello che considera, come dire, il primato dei movimenti collettivi, dei fenomeni sociali sulle caratteristiche del mondo. Comunque è molto interessante questo, dice che il filone più affascinante, più cruciale, meno esplorato è quello che riguarda la trasformazione dell'essere. Ora, questo filone cosa dice? Dice: questa capacità di riconoscere lo spazio della legge, lo spazio della Costituzione, lo spazio costituzionale inteso come quel luogo dove stanno scritte le regole fondamentali del vivere sociale e dell'accettarlo, deriva dal fatto che questo spazio, questo spazio della legge, è sempre stato strutturato come uno spazio religioso. È sempre stato strutturato come uno spazio religioso. Cioè, la legge è sempre stata individuata, definita come una legge posta da un Dio creatore, da un Dio provvidente, ma, come dire, gli esseri umani hanno costruito l'idea della legge fondamentale necessaria per la loro sopravvivenza. Gli esseri umani hanno costruito l'idea di questa legge senza la quale non possono vivere, come una legge eteronoma, cioè come una legge che veniva loro data dal creatore, dal benevolente, dal provvidente. E allora questi autori cosa dicono? Dicono: ma qui c'è stato un processo che è iniziato nel XV, XVI secolo, tutti lo sappiamo, la secolarizzazione, eccetera, eccetera, ma dicono: ma la secolarizzazione è stata fino a oggi più apparente che reale, perché le strutture sociali fondamentali hanno continuato ad appoggiarsi su, diciamo, una rappresentazione che in realtà non era secolarizzata, semplicemente si era sostituito al Dio personale, provvidente, benevolente,
eccetera, si erano sostituite altre idee, che fossero la nazione o la classe o la ragione, eccetera. Ma la struttura fondamentale della, diciamo che le strutture fondamentali che reggevano, che hanno retto fino a non molto fa le nostre società, erano strutture, diciamo, che replicavano, che riproducevano il discorso religioso. Adesso, dicono questi autori, il processo di secolarizzazione ha raggiunto un livello tale per cui anche questi, diciamo, sostituti della divinità sono evaporati e resta una situazione che, insomma, anch'essi sostanzialmente riconoscono come una situazione di anomia, o meglio, come di fronte a una sfida terribile, una sfida che mai si è corsa nella storia, cioè l'idea di costruire un sistema, uno spazio costituzionale, cioè uno spazio di regole fondamentali, in modo totalmente autonomo. Totalmente autonomo. Un giurista non si sente tanto impressionato da queste cose perché pensa che il mondo del diritto questo passaggio l'ha già fatto, cioè molti, tutti dicono, ma insomma le costituzioni del Novecento sono costituzioni totalmente laiche, laiche in questo senso, è che non pretendono di trascrivere nel campo del diritto, della politica, le regole costitutive di un ordine preesistente, come è stato per tutte le varie forme di giusnaturalismo e come è stato tutto sommato anche per quel tanto di positivismo giuridico che era consapevolmente debitore del positivismo scientifico. Che quindi pensava che le regole costituzionali fossero in qualche modo determinate dall'ordine o dal disordine, insomma, comunque dalle caratteristiche della società. Insomma, il costituzionalismo del secondo dopoguerra, si dicono in molti, l'ho detto anch'io, si era emancipato da questa posizione, cioè non era né un giusnaturalismo, non si fondava né su un giusnaturalismo tradizionale, cioè esiste un ordine morale predato, preesistente, che deve essere versato nell'ordine giuridico, ma nemmeno pensava che ci fosse una dominanza delle, come dire, regole sociali, economiche, sociali, una dominanza tale per cui l'ordinamento giuridico ne era riflesso la proiezione. C'era un fortissimo senso dell'autonomia della politica, della capacità della politica di conformare la società. E quindi, oltre alle cose che ho già detto, che riguardano quell'esperienza, perlomeno appunto dei primi 30 anni, come ormai usa dire, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quelle sono state società anche dominate da un'altissima consapevolezza della capacità, non dico prometeica, ma insomma conformatrice della politica sull'ordine sociale. E infatti, se si paragona l'idea di politica oggi dominante sotto l'insegna della globalizzazione,
contrattazione, eccetera, con l'idea di politica che c'era in quegli anni, e se si paragonano le istituzioni e le politiche di oggi e di allora, si vede quanto fosse diverso. Allora, questa, diciamo, c'è questo modo di ragionare che dice l'estrema secolarizzazione che ha consumato anche i sostituti della divinità ci ha condotti a un punto in cui può darsi che le cose vadano bene, ma per la prima volta nella storia umana siamo sfidati a costruire una legge come frutto solo della nostra autonomia. Grosso modo si può dire così. Accanto a questa spiegazione d'ordine, diciamo così, storico, si sta diffondendo ed è stata, come dire, riprodotta in Italia anche da libri di successo, ma appunto è una tradizione di pensiero che, per quanto ne so io, risale alla fine degli anni Ottanta. Quest'altra corrente di pensiero, che è una psicanalitica, soprattutto coltivata da allievi di Lacan, dice, a partire da sintomi clinici esaminati, che sembra essere rilevabile una trasformazione della struttura psichica individuale che sta generando, sta determinando una trasformazione del legame sociale che diventa un legame sociale perverso, e cioè un legame sociale retto dall'imperativo del godimento senza limiti, insomma, del godimento senza limiti. Che era precisa, perché si dice perverso in questo senso, insomma, che è precisamente il tipo di legame sociale che il Marchese de Sade descrive nella filosofia del boudoir, insomma. È una lettura molto istruttiva. Quella battuta che viene, il Marchese de Sade non parlava di diritto mite, ma di leggi dolci, le loi, che erano le leggi perfettamente conformi all'essere degli animali predatori. Il leone, quale altra legge ha, se no? E questa, dicevo che, così, queste idee hanno trovato spazio, questo è abbastanza significativo, nel 44esimo rapporto sulla situazione sociale del paese 2010 del Censis, perché Derrida si è, è rimasto affascinato queste tesi, dalla vulgata di queste tesi, e ha costruito l'ultimo rapporto, che è stato presentato 6 mesi fa, nel dicembre del 2010, sulla base di, insomma, rappresentando la società italiana come una società in cui questo processo si è già molto, molto sviluppato. È chiaro che lì ci sono, come dire, concessioni, insomma, ci sono riferimenti all'attualità, quindi alla,
alla particolarità, insomma, del caso italiano. Però il fatto che queste, vado molto fiero del fatto che sulla rivista Nuvole, che io avevo fatto tanti anni fa, nel 93 abbiamo pubblicato un primo articolo su questo fenomeno di un giovane studioso francese che si chiama Pierre-Christophe Catelineau, che aveva avanzato un'interpretazione, ma sulla base di scritti di altri, di Melman, eccetera, un'interpretazione di questa deriva, diciamo, sociale, del legame sociale. Quindi non sono cose di ieri, c'è questo, però, insomma, vi leggo alcune frasi di questo rapporto di Derrida. Dice: un inconscio collettivo senza più legge né desiderio, la società slitta sotto un'onda di pulsioni sregolate, viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nell'efficacia delle classi dirigenti, al di là dei fenomeni congiunturali, eccetera, eccetera. Sono evidenti manifestazioni di fragilità sia personali che di massa, comportamenti e atteggiamenti spaesati, indifferenti, cinici, passivamente adattivi. Una società ad alta soggettività, eccetera, eccetera, si ritrova a dover fare i conti proprio con il declino della soggettività. Un'onda di pulsioni sregolate, non riusciamo più a individuare un dispositivo di fondo, centriferico, morale o giuridico, che disciplini comportamenti, atteggiamenti, valori. Si afferma così una diffusa e inquietante sregolazione pulsionale, con comportamenti individuali all'impronta di un egoismo autoreferenziale, narcisistico, eccetera, eccetera. E poi il punto. Ricerca di un eccesso di stimolazione esterna che supplisca il vuoto interiore del soggetto nel ricambio febbrile degli oggetti da acquisire e godere, nella ricerca demenziale di esperienze che sfidano la morte, eccetera, eccetera. Questo solo per dire, insomma, testimonianza, un fatto, un sintomo, poi ognuno la potrà valutare. Allora, per concludere, quindi si può dire, dal punto di vista della filosofia giuridico-politica e dal punto di vista della psicanalisi, che in qualche modo la strutturazione del soggetto e la strutturazione delle società deriva da una capacità, si fonda su una capacità che è quella appunto dei soggetti e degli individui che vivono collettivamente di sottoporsi ad una legge che è condizione vitale. Cioè, qui non voglio dire che è una condizione vitale, è una condizione per poter vivere, ecco, per non soccombere, per non cadere in una logica totalmente distruttiva di sé e degli altri. Questa, diciamo, capacità, questa attitudine sembra essere messa in crisi da fenomeni contemporanei, per cui ci sarebbe, qui non so, una straordinaria accelerazione, nel senso che ciò che è stato a lungo pensato come una costante, una caratteristica naturale, una caratteristica della natura umana, questo è l'aspetto forse più discutibile di questi ragionamenti, che facciamo così anche ovviamente per metterli alla prova. Ci sarebbe stata recentemente, molto recentemente, negli ultimissimi decenni, una straordinaria accelerazione per cui un dato che si riteneva naturale, caratteristico della ragione umana, della sua struttura psichica, della sua natura psichica, viene toccato, ecco, viene colpito. Se sia vero o non sia vero, non lo so, ecco, io ve l'ho esposto in questi termini.
quindi alla conclusione si deve dire che lo spazio costituzionale, se lo spazio del riconoscimento di questa legge fondamentale, sembra oggi essere aggredito. Due considerazioni finali e poi chiudo proprio. Dal punto di vista delle cose che ho detto, bisogna, diciamo, questa diagnosi, questa ipotesi che ho tracciato, sembra essere confermata anche da trasformazioni che sono avvenute nel mondo del diritto. Tutta la teoria dei diritti o la retorica dei diritti, che dir si voglia, può essere vista come una teorica a doppio taglio. Perché? Perché se si pone al centro del vivere sociale, qui si aprirebbe un discorso lunghissimo che non faccio, ma lo accenno soltanto, se si pone al centro del vivere sociale il tema dei diritti, intesi non come diritti strutturati dalla legge positiva e dunque dalla politica, e dunque dalla fatica della politica, e dunque dal conflitto, e dunque ma come diritti che vengono goduti ex sé, senza mediazioni, no? senza la mediazione della politica, quindi senza la mediazione della legge positiva, e beh, cambia molto. Lo scenario degli ordinamenti giuridici cambia profondamente e da più punti di vista, innanzitutto perché si mette in secondo piano il ruolo della politica che produce la legge positiva che fonda il godimento, diciamo, positivo dei diritti. Se i diritti vengono presentati come una dote individuale già posseduta, gli individui non hanno più bisogno della politica. E quindi obiettivamente tutta questa teoria oggi dominante, splendente, comporta una riduzione del ruolo della politica e dunque della capacità della democrazia di decidere e operare. Ma di questo richiederebbe lunghi discorsi. Contro questa tendenza, o meglio, diciamo così, questa tendenza a spodestare la politica democratica in nome della teoria dei diritti naturali, e quindi di diritti, ripeto, sto esagerando, ma non bisognosi della mediazione della legge, grosso modo questo atteggiamento ha dominato finora anche la costruzione dello spazio giuridico europeo. E quindi si potrebbe vedere nella costruzione dell'Unione Europea l'espressione, insomma, di questa stessa matrice. Ma, e con questo concludo, ci sono due fenomeni che pongono una potente domanda di politica e dunque una potente domanda di spazio costituzionale, cioè dello spazio di costruzione di regole e istituti politici. Una spinta verso questa necessità, ripeto, propriamente politica e in questo senso propriamente costituzionale, è, l'abbiamo sotto gli occhi tutti, l'intollerabilità di questa situazione di sregolazione dei mercati finanziari, insomma, le devastazioni
le devastazioni che questa situazione di disregolazione hanno determinato sono sotto gli occhi di tutti. E da questo punto di vista mi pare ci siano dei sintomi intorno al fatto che l'esperienza dei decenni scorsi, che era invece l'esperienza di una regolazione politica dei movimenti dei capitali, stia riguadagnando terreno. Da questo punto di vista si potrebbe dire che il modo di concepire l'Unione Europea potrebbe radicalmente cambiare di segno. Ed anziché essere l'Unione Europea, come dire, l'alfiere del dominio dell'economia sulla politica, come per molti è stato e molti l'hanno percepita in questo modo, potrebbe diventare invece l'Unione Europea il luogo, diciamo, di una nuova statualità, in senso classico, cioè il luogo di una istituzione artificiale che pretende di dominare, insomma, la sregolatezza della natura, per natura intendendo il discorso del capitale. E può darsi che ciò accada, insomma, qualche sintomo in questo senso c'è. Questo e poi un altro sintomo che cito solo e poi chiudo, deriva dal fatto che in questo contesto la necessità di un recupero propriamente costituzionale, cioè propriamente politico, delle condizioni di uguaglianza e di chance di vita dei soggetti è data dal fatto che la risoluzione di questi problemi, cioè la risoluzione della garanzia del problema di un minimo di uguaglianza e di garanzia di possibilità di vita per tutti, che finora era stata, diciamo, fondata su quello che si chiama il compromesso socialdemocratico, è diventata impossibile. Cioè, finora lo Stato, diciamo, redistributore, lo Stato, il welfare, insomma, tanto per fare in fretta, si fondava sì su, diciamo, un insieme di scelte politiche consapevoli, eccetera, ma aveva un forte, diciamo, c'era un forte impulso in qualche modo naturale a portarlo, e cioè nelle condizioni economiche dei primi decenni del secondo dopoguerra, gli imprenditori, il mondo del capitale, aveva una tendenza all'investimento, all'aumento della produzione, della produttività, che generava, date le condizioni di contesto dell'epoca, una condizione di pieno impiego, tendeva a generare una condizione di pieno impiego. La tendenza a generare una condizione di pieno impiego rischiava di essere distruttiva per il processo di accumulazione. Allora, in cosa consiste propriamente il compromesso socialdemocratico? Consiste in questo: che imprenditori interessati a sviluppare l'economia in una condizione in cui lo sviluppo dell'economia avrebbe condotto a condizioni di pieno impiego, le quali condizioni di pieno impiego rischiavano di essere, diciamo, distruttive del meccanismo di accumulazione, dicono: praticate moderazione salariale in modo da non intaccare il processo di accumulazione, in cambio eroghiamo servizi, i quali servizi sono un risarcimento per la moderazione salariale, ma sono anche una risposta razionale ai bisogni
che ne sta, perché è più razionale creare un efficiente sistema sanitario piuttosto che monetizzare il costo di tutte le operazioni, di tutti gli interventi che potrebbero essere necessari. Quindi il compromesso socialdemocratico non era fondato così, era fondato su una, su un interesse potente del, diciamo, del mondo imprenditoriale ad ottenere moderazione salariale in cambio di servizi per non intaccare il processo di accumulazione, in un contesto in cui il processo di accumulazione avveniva all'interno di uno Stato, e quindi avrebbe potuto condurre a quegli esiti indesiderati. Oggi sono saltate le condizioni per questo. Questo è il punto. Come dice Marchionne, nel periodo dopo Cristo, la posizione degli imprenditori non è più vincolata da quei vincoli, cioè tale per cui se io continuo a investire aumento la produzione, la produttività, creo una condizione di pieno impiego, questo aumenta il potere di sindacare, quindi aumenta il livello dei salari e quindi vado in crisi. È tutto cambiato. Quindi non c'è più questa, diciamo, spinta in qualche modo oggettiva, e qui si dovrà giocare una grande partita, cioè i cittadini europei saranno in grado nel periodo dopo Cristo, come dice Marchionne, di dar vita ad istituzioni politiche che non hanno più quella forte spinta naturale, ma che riescano a garantire le condizioni essenziali di vita? Ecco, questa è l'altra grande domanda. Quindi da un lato il tentativo, la necessità di creare, come dire, una forma di statualità allargata e che riesca o che perlomeno provi a contrastare la naturalità, insomma, della libera e velocissima migrazione dei capitali. Dall'altro la necessità di creare condizioni istituzionali di garanzia di vita in un contesto, anche qui, in cui in un contesto nel quale mancano le basi materiali propriamente dette. E qui è una sfida all'artificialismo, è una sfida alla capacità politica, è una sfida alla capacità di trovare quel luogo costituzionale che è vitale. Grazie. Due parole prima di mandarmi per un quarto d'ora in libertà, e ringrazio Mario Dogliani, anche perché poi io lascerò il compito regolatore a Tommaso, dove andare a fare un piccolo controllo, ma oggi pomeriggio sono qui, quindi cercate di essere come non avete fatto stamattina, puntualissimo. Cosa mi preme? Mi preme mettere in luce come in questa riflessione degli italiani si siano in qualche modo addensati molti dei problemi che abbiamo ascoltato. Intanto una considerazione: lo spazio della Costituzione, lo spazio della legge, lo spazio della mediazione politica stanno emergendo via via come l'originario dello spazio, perché sono legati all'idea del limite. L'idea del limite è l'idea in un certo senso istitutiva dello spazio, perché è ciò che permette di distinguere uno spazio rispetto a un altro, lo spazio interiore rispetto allo spazio esteriore. Se non ci sono confini, se non ci sono limiti, non c'è spazio. E da questo punto di vista lo spazio della norma appare come il primo spazio, a partire dal quale si articola con specificità, ordinamenti, economie, mercati, eccetera. Quindi la centralità di questa riflessione, secondo me, sta emergendo, e lo vedremo, spero, alla fine
quando ciascuno di voi sarà costretto anche dal dipanarsi delle cose a fare un bilancio di quello che avete ascoltato, lo farete voi. Voglio sottolineare due punti. Il primo, vedete, queste due concezioni della Costituzione come risultato di un'autorappresentazione di ciascuno, questa, diciamo, nucleo identitario, e poi l'altro aspetto invece della Costituzione come contenitore di un conflitto plurale ordinato, possiamo dire, questo invece riconoscimento della differenza e della polarità che esiste nella società e tuttavia, per non farla diventare distruttiva, metterla dentro una cornice di ordine. Se voi vi ricordate dei giorni scorsi, la discussione che abbiamo avuto con Zamagni anche in Civitas e Polis, e sono proprio lì, sono piazzate in queste due tendenze, no? La polis è espressione di un'autorappresentazione identitaria, e evidentemente presuppone che ci sia una condivisione dell'immagine dell'uomo, dell'immagine di essere umano da parte del gruppo che si riconosce nella polis. La Civitas invece, come diceva Zamagni, è organizzata attorno al pluralismo, è plurale la Civitas, e però appunto essendo plurale ha bisogno del terreno comune, del fondo comune di cui parlava Dogliani, e questo fondo comune non è detto che non possa essere, perché giustamente sottolineato non sono necessariamente visioni opposte, possono essere anche complementari. Non è detto che il fondo comune sia, come dire, un nucleo di polis che permane dentro la Civitas, perché il comune che resiste all'attacco pluralistico del politeismo delle ragioni non può non avere a che vedere con l'autorappresentazione. Se noi ci immaginiamo esseri umani con la stessa dignità, con il principio di eguaglianza, eccetera, possiamo anche dentro questo spazio comune articolare una conflittualità non distruttiva. Quindi diciamo che quando oggi si mette in discussione lo spazio come dimensione dell'organizzazione umana, spazio giuridico, spazio urbano, spazio sacro, si mette in discussione qualcosa di profondamente legato ai modi della nostra civilizzazione. Cioè, questo dobbiamo averlo chiaro. Cioè, quando salta ogni determinazione spaziale, ogni idea di delimitazione, come per esempio nella strategia dei diritti, perché nella strategia dei diritti che ha descritto alla fine ci sono i diritti ma non c'è più società. Cioè, il paradosso di questa visione individualistica per cui ciascuno ha una specie di dotazione naturale di diritti e che non sa poi verso chi farli valere, come farli valere, a che cosa corrispondono, naturalmente significa che noi continuiamo a dire che tutti possono, hanno diritto a tutto, ma che poi tutto questo non trova nessun punto di mediazione, nessuno spazio, e c'è il rischio delle guerre civili permanenti, cioè del fatto che ieri a un convegno di medici dove sono andato, un medico ha detto: oggi addirittura è la famiglia il luogo dove si combatte la guerra civile permanente, tra i due sessi, tra i genitori e i figli. E davvero noi vediamo come questa dimensione di un conflitto non rappresentato né ordinato precipiti in questa situazione, secondo me, abbastanza rischiosa per la sopravvivenza complessiva. Non dico buona o cattiva, dico anche abbastanza rischiosa. Questo discorso quindi della polis e della Civitas si ritornano molto pesantemente nella visione delle cose proprio dentro. E l'altra polarità, soggettivo e oggettivo, psiche e legge. Sono molto contento che Dogliani riprende Freud, riprende il discorso dell'ordre, che fra l'altro ha prodotto in Francia un bellissimo libro di Henriquet, L'ordre e lo Stato, di 25 anni fa, in cui si riprendono molte, c'è persino la citazione di De Sade, perché Henriquet, dopo aver fatto le tue considerazioni, tu se l'hai letto questo libro, dice che la Repubblica moderna è una Repubblica sadiana, veramente
questo tema della psiche e società, psiche e istituzioni, è un altro dei punti dinamici della costruzione del nostro processo di civilizzazione, perché se la società si psichizza e la psiche si socializza in modo da diventare una specie di massa indistinta del desiderio, della macchina desiderante, come dicevano Teresa e Guattari, naturalmente non abbiamo più nessuno spazio dove articolare la distinzione tra desiderio e bisogno, che veniva nel discorso di Tamagno, dove articolare la distanza tra pubblico e privato, tra sacro e profano. Cioè, vedete, questa riflessione di oggi mostra come se noi ci liberiamo dagli specialisti e però li facciamo, diciamo, interagire dentro lo spazio della ricerca critica per recuperare le condizioni di pensabilità di un futuro, noi ritroviamo la maggior parte dei temi che sono imprigionati nei diversi saperi e li facciamo interagire. Credo che da questo punto di vista è molto utile il discorso di oggi, che poi oggi pomeriggio riprenderemo in un'altra prospettiva con gli aspetti oltre che della categoria giusta, della norma, anche quella del bello e della rappresentazione della città.